Alghero TG Express, un TG veloce di 3 minuti con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel. Siamo qui col fulcro dell'ufficio politiche familiari del Comune di Alghero. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'Alghero Family Festival, un'occasione vera per mettere la famiglia al centro. Sì, sì, questa è sicuramente un momento importante perché Alghero riceverà alcuni riconoscimenti, l'attività che stiamo portando avanti da circa un anno avranno come apice il giorno 6, un incontro, un evento in cui Alghero riceverà il marchio di comune amico della famiglia con ente certificatore della provincia autonoma di Trento, che da decenni ormai è avanti nelle politiche familiari, dove verrà costituito un network nazionale dei comuni amici della famiglia con Alghero che farà la cabina di regia di questo network e dove anche la regione Sardegna, dopo vari incontri in cui abbiamo stimolato questa cosa, arriverà a firmare un protocollo d'intesa con la provincia autonoma di Trento, perché nel piano welfare di quest'anno della regione autonoma, della regione Sardegna, c'è il titolo è la famiglia al centro, quindi ci sembra veramente un momento interessante. Stando in famiglia, proprio tua moglie Filomena, dall'1 all'8 di ottobre tanta arte, tanta cultura, soprattutto tanti bambini ad Alghero. Sì, sì, sarà una settimana ricca di eventi e di proposte per le famiglie. E ne sottolineiamo alcuni perché il calendario è veramente ricchissimo e quindi una manifestazione bella, importante, sarà il Family Got Talent del sabato sera, dove tante famiglie della città si esibiranno, dove all'interno della famiglia ci siano delle forme di arte condivisa, quindi nonni con nipotini, 11 genitori con i figli, 3 fratelli, insomma abbiamo veramente tantissime presenze. E poi il Family Art, che sono le torri e gli atelier della città dati a disposizione dalla Fondazione Alghero, perché le famiglie che condividono altre forme di arte come, che ne so, il disegno, le ceramiche, la pittura, il cucito, possono mettere in mostra i loro lavori. E poi c'è il riddling di Lorenzo Braina, che ha come tema l'adolescenza, per tutte le famiglie che vogliono approfondire questo tema educativo. La domenica famiglia al museo, e per tutta la settimana ci saranno delle tariffe veramente agevolate da tutti i punti di vista. Per esempio il parco di Porto Conte farà pagare soltanto i genitori e tutti i figli entreranno gratis. Stiamo concordando delle tariffe veramente agevolate per la Lego, le grotte di Nettuno, alle grotte di Nettuno pagheranno 7 euro a testa i componenti del nucleo familiare, quindi forse per la prima volta tante famiglie potranno andare, insomma, con dei prezzi agevolati rispetto a quelli soliti, a visitare le grotte. E poi non so, Ele, se ti viene in mente qualcos'altro, insomma c'è veramente tantissimo. Passiamo la parola adesso alla professionista dell'ufficio, Eleonora Cesarani. La difficoltà di organizzare una situazione del genere, ma soprattutto l'importanza di farlo. Sì, l'importanza di mettere tutti i talenti e le competenze che ci sono nel territorio. Abbiamo fatto un lavoro questo anno, stiamo costruendo anche il dossier delle politiche familiari, in cui abbiamo visto che pubblico, privato, terzo settore, associazioni fanno tante cose per le famiglie, ma le famiglie ancora non sanno. Quindi è fondamentale proprio valorizzare questo, e mettere al centro le famiglie significa anche loro sono attori protagonisti, ma anche capire che cosa veramente il territorio offre per loro. Questa settimana vuole dare proprio visibilità a questo. L'appuntamento quindi ad Alghero dal 1 all'8 ottobre, ricordando, come l'hai definito tu, l'aspettando l'Alghero Family Festival, il 22 di settembre al Parco Matterland ci sarà una serata speciale dedicata alla famiglia.